Hare Krishna, ben ritrovati a tutti e a tutti. Allora, il titolo di stasera è Le caratteristiche della persona degna di fiducia. Beh, oggi le statistiche dicono che ci sono grandi difficoltà a dare fiducia. Per esempio, uno studio fatto nel 2005 mostra che negli Stati Uniti solo il 22% delle persone avevano fiducia, adesso magari sono anche diminuiti, avevano fiducia nei media, nei canali di comunicazione. E l'8%, e ancora meno l'8%, fiducia nei partiti politici. Sarebbe interessante vedere in Italia com'è la situazione, però immaginiamo che sia molto simile. E solo il 14% degli americani credeva che gli altri sono degni di fiducia, in generale, persone. In Gran Bretagna, Inghilterra, nel 75 c'era il 60% della popolazione che credeva che le altre persone che erano degne di fiducia, il 60% nel 75. Oggi siamo scesi al 29%. Quindi no, purtroppo in generale non andiamo migliorando. Quindi cosa succede? Che quando abbiamo delle persone, quando ci sono livelli di fiducia molto deboli, bassi, bassi livelli di fiducia in generale, significa che abbiamo individui altamente egoisti, cioè molto egoisti, l'egoismo prevale, vuol dire, perché ognuno cerca di competere e superare, scavalcare l'altro. Quindi, per il fatto che sono persone molto ambiziose, diventano ambiziose spesso le persone, allora le organizzazioni soffrono. Le organizzazioni in generale soffrono quando c'è molta ambizione, molta competizione, in generale il servizio che viene offerto alla società a diversi livelli, ne soffre molto. Il carattere quindi, il carattere è una costante, il carattere è un punto importante. Scusate che ogni tanto, scusate, qualche volta magari traduco un po' perché così ho informazioni dall'inglese. Spero che il mio italiano sia comprensibile, sempre. E quindi il carattere è una costante, cioè il punto importante è il carattere. È necessario per la fiducia in qualsiasi circostanza. Se, no, abbiamo anche studiato altre volte, il carattere, l'affidabilità genera fiducia. Quindi il carattere è il punto importante. E la competenza invece è occasionale, è periferica. Conseguenziale. Molte volte si pensa che l'importante è essere competenti, poi se il carattere anche, o spesso le persone pensano, va bene, non ha un grande carattere, ma poi, cioè, ma poiché è competente, allora bene. La competenza è meno importante, perché dipende, la competenza dipende da che tipo di circostanze sono richieste. Cioè, se una persona ha carattere, in altre parole, poi dopo, secondo le circostanze, può trovare il modo di sviluppare le competenze, se c'è il carattere, se c'è coerenza. Invece avere solo competenze e non carattere, una persona molto competente può commettere molti errori. Quindi, diciamo, affidabilità significa onestà, veridicità, walking your talk, dicono in inglese, walking your talk, vuol dire fare quello che si dice, dici una cosa e la fai, cioè mantieni, dici una cosa e la fai. Quindi significa avere il coraggio di agire secondo i propri valori e credenze,
secondo i valori che hai, il coraggio, perché ci vuole coraggio di agire secondo i valori delle proprie credenze. Questo tipo di persona guadagna la fiducia delle altre persone che cerca di servire, le persone al quale offre qualche servizio, chi ha il coraggio di vivere secondo i propri valori, vive coerentemente su quelli, sicuramente guadagna la fiducia. Bugie bianche, alle volte si chiede, ma bugie bianche, sì o no? C'è un punto interessante sulle bugie bianche, dice, le bugie definite come bianche non possono sempre essere facilmente messe da parte, superate. Non semplice, ma bugie bianche può andare bene, non è sempre così. E infatti dice perché quello che noi per esempio possiamo percepire come harmless, cioè innocuo, quello che noi possiamo definire qualcosa come innocuo o addirittura benefico per qualcuno, può non essere la stessa cosa agli occhi della persona che è stata ingannata. Abbiamo detto una bugia bianca, non si capisce. Infatti, ho avuto anche proprio esperienze questi giorni su questo. Anche se noi lo facciamo pensando, percepiamo come innocuo qualcosa, o addirittura benefico per un'altra persona, ma se non lo diciamo, no? Quindi diciamo delle bugie. Allora, anche se l'intenzione è buona, diciamo, la persona che la riceve non la vede così. Non riesce a percepirla in quel modo. E quindi può esserci chiaramente poi intenzioni, condizioni vanno considerate, magari si può ricucire tutto, però bisogna stare molto attenti, anche le bugie bianche hanno dei rischi. Quindi è importante essere molto coerenti, molto attenti. Abbiamo l'esempio di Vidura nella tradizione vedica. Vidura era famoso, una persona famosa che era sempre, come dire, forte, era sempre integro e un carattere impeccabile. Anche quando si trovò ad avere a che fare con dei ministri crudeli, o gente ambiziosa, lui restò sempre chiaro e non fece mai compromessi con i suoi valori, i suoi principi, anche quando fu frainteso, spesso fu frainteso da altre persone, ma lui restò molto forte nei suoi principi. E il risultato finale, perché dovette anche andarsene, separare in queste relazioni così non, no? Non lineari, non franche, non basate appunto su dei sani principi. Però il risultato finale fu che i Pandava e Krishna stesso, la persona suprema, furono soddisfatti di lui, erano molto contenti di lui, contenti di questo suo comportamento così chiaro, anche quando non è comodo, perché appunto gli altri l'hanno frainteso. Alle volte quando diciamo la verità, siamo onesti, le persone potranno non apprezzarlo, non sempre apprezzano, ma non fa niente, cioè dovremmo essere, cioè, mantenere sempre questa coerenza, veridicità, anche quando è scomoda, diciamo. Le persone degne di fiducia, affidabili, degne di fiducia, non prendono mai qualcosa che appartiene agli altri. Che siano idee, affermazioni, crediti o possessi senza il loro permesso. Cioè, quindi una persona degna di fiducia non prende mai qualcosa che appartiene agli altri, neanche le idee, senza il loro permesso. Che siano anche idee, affermazioni, crediti, che dire, anche possedimenti, beni. E condividono i successi dando il credito a chi il credito è dovuto, cioè nel senso una persona di questo tipo, una persona
affidabile sempre, perché alle volte succede che noi facciamo una bella figura senza aver fatto una bella figura, no? O veniamo elogiati o apprezzati da qualcuno per qualcosa che poi ha fatto qualcun altro o che abbiamo preso in prestito da qualcun altro. Un'idea, un consiglio preso da qualcun altro, dice, ah bello, che bella idea che hai detto. E allora qui chiede, così dovrebbe dire, sì guarda, grazie molte, ma me l'ha detta quest'altra persona, o viene da questo. Cioè bisogna dare il merito a chi è e chi è, dare a Cesare quel che è di Cesare, non si dice. Quindi le persone degne di fiducia, oltre a essere onesti loro stessi, cercano anche di mantenere i loro compagni onesti, anche le compagnie oneste. Comunicando, attraverso la comunicazione è un dialogo costruttivo, quindi non solo dovremmo noi mantenerci onesti, ma anche aiutare, incoraggiare le persone con le quali relazioniamo a mantenersi anche loro onesti, affidabili. Attraverso un dialogo e una comunicazione costruttiva. È successo tante volte che, magari con coraggio, i primi anni non lo facevo, tanto sperando che poi tanto il tempo mette a posto tutto, ma non è sempre così, non è obbligatorio. Spesso è così, eh? Spesso il tempo. Alle volte può mettere a posto, ma sono delle cose, se ci sono delle cose, degli aspetti rimasti in sospeso, no? Ci sono dei malintesi con delle persone, ci sentiamo che c'è qualcosa che incrina una relazione. Se con coraggio incontriamo la persona no? Con la quale abbiamo questa difficoltà, o percepiamo difficoltà e cerchiamo di parlargli molto francamente, una comunicazione franca, costruttiva, diciamo, beh, ma sento queste cose, cosa possiamo fare per migliorare? Ci mettiamo in questo atteggiamento, spesso si possono salvare delle relazioni, possiamo prevenire grossi problemi. Quindi essere franchi e onesti è sempre, premia sempre. Nella tradizione vedica l'aneddoto, l'episodio di Satyakama, alle volte chiamato anche Gotama, in qualche storia, di questa persona che desiderava qualificarsi come Brahma, era molto attratto dalla vita spirituale, era molto interessato alla vita spirituale e avvicinò un vero guru. Però il suo problema è che lui non sapeva né, lui diciamo, non apparteneva alla tradizione, le persone vengono educate se hanno un background, come dire, se hanno delle qualità, se hanno un background, no? Come dire, meritevole, almeno cioè, qualche qualifica dovrebbero avere. Lui invece, sua madre, lui partiva il passato era abbastanza nebuloso, o diciamo non accettabile. Non sufficientemente accettabile per essere introdotto in una scuola così elevata, la scuola brahminica, la Gurukula, la scuola del maestro spirituale. Però lui desiderava molto, quindi andò lo stesso dal maestro spirituale, da un guru, dicendo: guarda, io vorrei dedicarmi alla vita spirituale, all'educazione brahminica, per favore accettami. E Guru gli chiese: sì, ma da che famiglia vieni? Chi è tuo padre? Gli fa: ma a dire la verità non so neanche chi è mio padre. No, ma non so neanche chi è mio padre. Sì, non so neanche mio padre, perché mia madre era una serva, andava con tanti uomini. Cioè praticamente la madre era una prostituta. E quindi gli ha detto: sì, quindi mia madre aveva questi comportamenti, quindi non so neanche chi è mio padre. Beh, il guru, quindi Satyakama,
non ha cercato di nascondere la verità, ha esposto francamente, come dire, la sua condizione così, no? Così poco, che normalmente una persona così con questo background non sarebbe stato accettato. Però il guru apprezzò molto la sua onestà, la sua franchezza, apprezzò molto e lo accettò proprio per il fatto che aveva detto francamente, anche se diciamo, no, la persona di solito ha vergogna a dire certe cose. Invece lui lo accettò e infatti diventò un grande saggio, Satyakama, diventò un brahmana effettivamente qualificato. Perché? Proprio perché appunto era sincero, onesto. Una persona attendibile, quindi degna di fiducia, non ha gap, non c'è una rottura, una differenza fra l'intenzione e il comportamento. L'intenzione è bene e il comportamento, ci deve essere tutte e due. Infatti, spesso le buone intenzioni però poi ci portano, se non stiamo attenti a avere il giusto comportamento, ci troviamo in difficoltà. E questo è importante, quindi non avere la giusta intenzione non è sufficiente, anche deve essere seguita, cioè è necessario che ci sia un buon comportamento, un comportamento giusto. Una persona non degna di inaffidabile, diciamo, una persona inaffidabile potrebbe o può pensare una cosa, sentirne un'altra, la mente pensare, sentire volere. Pensa una cosa, ne sente un'altra e dire qualcos'altro ancora e poi ancora far qualcos'altro di diverso, no? Ci sono. Siamo un caro amico che è stato molti anni nella politica, diceva, i politici sono così, pensano una cosa, dicono un'altra, poi ne fanno un'altra. Spesso, spesso. Non dobbiamo generalizzare mai, però. Quindi, ma le persone inaffidabili hanno questo comportamento, dicono cose, poi ne fanno altre. Quindi bisognerebbe sempre, come dire, scrivere tutto, registrare tutto, perché poi, infatti oggi succede così, spesso nel mondo. Ogni volta che devi fare c'è tanta burocrazia proprio per quello, perché le persone non sono affidabili. Allora deve essere tutto scritto, tutto chiaro, ci vuole il notaio, no? Ci vogliono testimoni per far tutto, proprio per questa mancanza. Mark Twain disse, se sei sempre veritiero, non devi preoccuparti di ricordare. Bello, è finito, simpatico, no? Se sei sempre veritiero, non devi preoccuparti di ricordare. Perché tanto poi tutto torna. E se anche non ti ricordi, hai detto la verità, ma quando nascondiamo le cose, allora. Stare molto attenti, dopo dici una cosa, un'altra, ma tu hai detto così, poi, ma no, ma quello hai detto un'altra cosa. Ma se siamo sempre veritieri, non dobbiamo preoccuparci di ricordare. Una persona umile è più preoccupata a riguardo di ciò che è giusto, piuttosto che aver ragione, in inglese right and right, aver ragione o giusto è sempre right, being right. Quindi la persona umile è più preoccupata a quello che è giusto piuttosto che aver ragione. Io faccio la cosa giusta, poi se ho ragione con qualcuno, gli altri l'apprezzano o non l'apprezzano, va bene, l'importante è fare la cosa giusta. È più preoccupato a agire, cioè, come dire, applicare le buone idee piuttosto che avere lui le idee. Applicare delle buone idee che possono venire da altri, voglio dire. Ormai è preoccupato, devo essere io a creare buone idee. Magari sono già tante buone opportunità intorno a noi. Delle volte non ci rendiamo neanche conto, tanti possono darci le buone idee. Se riusciamo a applicarle bene, è già sufficiente, piuttosto che preoccuparsi di avere noi tante idee.
Oppure anche è più preoccupato a accettare delle opinioni migliori piuttosto che difendere le nostre. Cioè, se noi sappiamo ascoltare, qualcuno ci dà qualche buona opinione dall'esterno, quello conta di più che piuttosto che difendere le nostre idee, far valere la nostra. E anche essere più interessati a costruire, no? A far crescere un gruppo, a far crescere, no? A far salire il gruppo piuttosto che salire noi stessi, piuttosto che metterci in mostra noi stessi. Noi siamo la persona umile, evoluta, cerca di far salire il gruppo, no? Di dare credito al gruppo piuttosto che a lui stesso. E a riconoscere il contributo degli altri piuttosto di essere lui riconosciuto per averlo fatto. Dal punto di vista psicologico è stato notato, dimostrato, che le persone più inaffidabili soffrono di bassa autostima, del problema della bassa autostima. Cioè, in altre parole, la fiducia in loro stessi è molto bassa, hanno poca fiducia. Quindi le persone più inaffidabili hanno anche una bassa autostima. Allora, cosa facciamo se una persona ha questo problema? Per superare questo problema della bassa autostima, abbiamo parlato altre volte, per esempio dovremmo imparare a a prendere degli impegni e mantenerli. Prima di aspettarcelo dagli altri, cioè noi prendiamoci impegni, manteniamoli e possiamo iniziare con piccoli impegni, come abbiamo detto, impegni che sappiamo di poter mantenere, però prenderceli gli impegni, si dice, no? Le persone che prendono impegni maturano in fretta, diventano mature, si prendono responsabilità, quindi dobbiamo prenderci responsabilità, impegni proporzionali alle nostre capacità, ma prenderli e poi mantenerli. Allora, quello piano piano fa crescere. Poi può succedere che quando si prendono degli impegni, mantenere degli impegni, alle volte può diventare difficile mantenerli. Allora a quel punto, quando ci troviamo a un bivio, adesso ho preso un impegno, una responsabilità, però è difficile continuare. Cosa possiamo fare a quel punto? Abbiamo due possibilità, due scelte. Possiamo o cambiare il nostro comportamento, per riuscire a realizzare, mantenere l'impegno, quindi o cambiare il nostro comportamento, quindi migliorare il nostro carattere, il nostro comportamento per mantenere l'impegno, oppure abbassare i nostri valori per mantenere il nostro comportamento, o in altre parole, più semplice, oppure possiamo scegliere di restare come siamo e abbassiamo i nostri valori, nel senso possiamo, vabbè, è una bugia bianca, allora poiché non riesco, allora abbassare i valori vuol dire anche difenderci, per esempio, dire delle cose, no? Quindi abbassiamo i nostri valori, possiamo scegliere o elevare il nostro carattere, sforzarci pur di mantenere gli impegni, quando è difficile, oppure abbassare i nostri valori. No? I nostri principi, fare compromessi, diciamo, per mantenere la facciata, per mantenere. Allora, una scelta rafforza la nostra integrità e l'altra invece, una scelta, quella di migliorare il nostro carattere, quella rafforza la nostra integrità, quel tipo di scelta, quando ci troviamo nelle difficoltà, scelte difficili. Se andiamo verso il su, cioè ci sforziamo di migliorare il carattere, questo rafforza la nostra integrità. L'altra, la nostra coerenza, integrità. L'altra invece la diminuisce e corrode la nostra fiducia, la nostra fiducia nelle nostre abilità, la nostra abilità di mantenere gli impegni nel futuro. Quindi se seguiamo l'altra via, diminuisce la nostra integrità e anche indebolisce la nostra fiducia in noi stessi. Per quello abbiamo visto, no? Cioè, le persone
inaffidabili, hanno difficoltà, soffrono di bassa autostima, perché per comodità hanno l'abitudine, per comodità a scegliere la via più facile, più comoda, che però diciamo, va a intaccare la qualità, la loro coerenza, la loro dignità, il loro buon comportamento. Quindi possiamo sempre scegliere. Una persona degna di fiducia cerca di essere specialmente leale verso coloro che non sono presenti. Anche interessante, no? Essere leali, una cosa molto bella questa, imparare questa cosa, essere leali anche verso coloro che non sono presenti. Difendendo coloro che sono assenti, noi in questo modo costruiamo la fiducia verso coloro che sono presenti. Quindi, perché questa è una tendenza umana, non si vede spesso, diamo la colpa agli altri che non sono presenti, a quegli altri che diminuiamo, c'è una tendenza, no? A minimizzare. Se invece noi restiamo fedeli, leali verso coloro che non sono presenti e difendiamo le persone, queste persone assenti, le difendiamo, cerchiamo di fargli, aiutare gli altri a vedere le buone qualità, in questo modo aumentiamo la fiducia. Il risultato sarà che aumenterà la fiducia anche di coloro che sono presenti, perché dicono, vedi, non ha criticato gli altri in loro assenza, e quindi posso immaginare che potrebbe fare la stessa cosa anche con me, naturalmente. E quindi la fiducia cresce. Se invece noi critichiamo gli altri e non la loro presenza, questo intanto è anche un'offesa. Criticarli, cioè anche un comportamento inappropriato, è un cattivo esempio, ma poi corrode la fiducia anche di coloro che ascoltano, che sono presenti. Quindi le persone degne di fiducia, affidabili, sanno che ripetere dei gossip, no? Dei gossip, dei pettegolezzi unkind, non gentili, spiacevoli, verso gli altri, è un modo divisivo, no? Crea divisione, e anche di elogiare se stessi, cioè parlando, minimizzando gli altri è un modo per elogiare se stessi. Perciò dobbiamo stare molto attenti a non ripetere i gossip. Ma quando sono pettegolezzi su qualcuno, a me non ripetere, noi che diciamo, ah, ho sentito, purtroppo persone hanno gusto per queste cose. Gusto, sento che qualcuno, ah, sai, ha fatto quello, subito vanno a raccontarlo a qualcun altro. E invece noi no, stop. Sentiamo un gossip, perché a volte ci arrivano addosso per forza, no? Alcuni mi dicono, volevo solo dirti, sai che è successa questa cosa? E noi dobbiamo dire, Hare Krishna, grazie, grazie. Un gossip vuol dire un'informazione che non ha nessuna utilità pratica, di un difetto di qualcuno, una carenza di qualcuno che serve. Allora, come dire, vabbè, chiudiamo subito la discussione, non alimentiamo perché spesso le persone che hanno quel gusto per il gossip, il gusto per il pettegolezzo, per questo tipo, questo atteggiamento, cercano sostegno da parte di qualcun altro, invece noi cerchiamo di chiudere subito, l'atteggiamento saggio è chiudere subito e non ripetiamo a qualcun altro. Perché cosa serve? Cosa serve? Qual è l'utilità pratica? Quindi dobbiamo sempre essere molto attenti, essere fedeli, fedeli. Nella tradizione c'è l'esempio di Lakshman, per esempio. Lakshman, fratello di Ramachandra, lui è stato un esempio eccellente di lealtà, anche nei momenti di grande prove, di prove molto difficili. A un certo punto addirittura anche Madre Sita aveva frainteso il suo comportamento, e anche Ramachandra stesso. Ma lui continuò a servirli, no? A servirli, Ramachandra e Sita, senza nessun compromesso, cioè continuò lo stesso a servirli e poi le cose vengono chiarite. Alle volte purtroppo il mondo è così difficile che
è così difficile, così complicato, che spesso ci sono malintesi anche tra persone degne che coltivano dei buoni valori, anche tra di loro può succedere. Però se noi restiamo, cioè, evitiamo i compromessi, restiamo saldi nei buoni principi, poi la verità viene sempre a galla. La verità viene sempre a galla, diciamo, la persona coerente, degna di fiducia, poi diciamo, viene riconosciuta sicuramente, veritiera, onesta. Quindi come conclusione, poi sentiamo se avete qualche riflessione. Certo, qui non stiamo parlando direttamente di spiritualità come altre volte. Ma è tutto molto collegato, è tutto molto collegato, come abbiamo spiegato altre volte, come spiegano i maestri scritture. In realtà oppure in realtà chi è impegnato in un percorso di crescita spirituale, di pratica spirituale, ottiene una grande forza, una grande fiducia. Fiducia in se stesso, fiducia nei principi, nel Dharma, diventa chiaro, man mano che pratichiamo diventa chiaro che seguire si diventa pazienti, tolleranti, si diventa lungimiranti, si vedono le cose alla distanza per la grazia della meditazione, del mantra, allora, per la grazia divina, gradualmente la visione diventa sempre più chiara, diventa sempre più chiaro che, per esempio, una regola d'oro è fiducia genera fiducia, diventa sempre più chiaro che stando saldi nei buoni principi ci sono sviluppi molto benefici e diventa sempre più chiaro anche che è necessario, cioè ci vuole forza spirituale per applicare certi principi. Diceva solo un Vaishnava, diceva Gorky Shordas Babaji, diceva solo un Vaishnava, solo un devoto di Dio autentico può restare in questo mondo e mantenere un carattere impeccabile. Molto difficile. Sono tante, tante varianti, tante situazioni molto complicate, la gente è molto. Tutti, no? Tutti abbiamo appena visto le statistiche, nessuno si fida di nessuno, quindi è molto difficile acquistare la fiducia degli altri. Quindi nessuno si fida, ma anche c'è una tendenza forte, anche lì le statistiche sono forti, sul fatto che la tendenza a mentire sono veramente molto preoccupanti, cioè il livello di moralità è molto basso in generale, di etica, di moralità è molto basso e quindi è molto difficile mantenere. Però solo un Vaishnava, cioè, quindi solo una persona che, come dire, ha forza spirituale, ha pratica spirituale, può riuscire a applicare gradualmente, io lo dico per me dopo tanti anni, piano piano, adesso ho detto tante belle cose, ma a quanto pare non sempre riesco a applicarle tutte. Tante magari, ma non fa niente, gradualmente, non fa niente nel senso, no, si fa qualcosa perché dovrei applicarle tutte, dovremmo sentire, desiderare di applicare tutto bene sempre, essere impeccabili. Ma in ogni caso, capisco molto chiaramente che se non avessi intrapreso un percorso spirituale, se non avessi una pratica spirituale, sarei ancora molto più lontano da questo ideale che stiamo descrivendo. Quindi, in realtà, è tutto collegato. Cioè, se parliamo di un miglioramento personale, la più grande forza, la più grande potenza di quello è la forza spirituale, che si ottiene appunto con le pratiche spirituali. Però viene dimostrata dal buon comportamento, poi quando c'è veramente spiritualità c'è anche un buon comportamento. Quindi concludiamo dicendo questa regola d'oro, come ho detto prima, fiducia genera fiducia. Se noi diamo fiducia, poi genera fiducia, anche gli altri ci daranno fiducia. Quindi riassumendo, le persone degne di fiducia sanno che la fiducia si ottiene di more by conduct, si ottiene di più la fiducia da parte degli altri, si ottiene più attraverso un buon comportamento che dai pensieri, dalle parole. Non bastano le parole e i pensieri, è il buon comportamento che è importante. Il comportamento quotidiano, la condotta quotidiana, dimostra, è la dimostrazione dei propositi e delle intenzioni di essere onesto. Per esempio, una persona dice: ma io voglio essere onesto, voglio essere attendibile, leale, imparziale, obiettivo.
Se tu sono tutte qualità, ci devono essere queste: umile, affidabile, cooperante, giusto, comunicativo, comunico. Allora, il comportamento quotidiano dimostra l'intenzione di essere onesti, attendibili, leali, imparziali, obiettivi, umili, affidabili, cooperanti, giusti e comunicativi, capaci di comunicare, quindi queste cose vanno coltivate e applicate, che sono la prova, dimostrano che i nostri propositi sono buoni. Comunque, però se vogliamo far crescere, concludiamoci, se vogliamo far crescere questa affidabilità, questa capacità, no? Questo essere degni di fiducia, se vogliamo far crescere questo, è richiesta un'altra cosa: il nostro comportamento deve essere motivato dal dare fiducia agli altri. Abbiamo detto fiducia genera fiducia, quindi dovremmo coltivare, oltre a questi comportamenti giusto, giusto, onesto, anche avere questo atteggiamento di dare fiducia agli altri. Oltre al nostro desiderio, no, di ricevere da loro la fiducia. Quindi la fiducia è una strada a due corsie. La fiducia ha due corsie. Noi dobbiamo dare fiducia, allora anche gli altri la danno a noi. Quindi per avere più grande potenziale bisogna interagire in tutte e due le direzioni. Perché se noi partiamo invece con una mancanza di fiducia negli altri, allora le nostre relazioni non potranno crescere. Perché non crescono le fiducia? Perché non crescono le relazioni se non diamo fiducia? Perché senza fiducia non ci sono le fondamenta per creare una cooperazione, una collaborazione permanente. Non ci può, non ci sono le basi. E qual è, concludiamo con questo punto, e qual è l'antidoto per vincere la tendenza a non dar fiducia agli altri? Cioè, qual è l'antidoto? Siccome c'è una tendenza forte, abbiamo visto, è una cosa che pervade il mondo, pervade l'atmosfera, è difficile dare fiducia agli altri, perché tutti ne vediamo, sappiamo, ci sono tante minacce, tanto desiderio di prendere, c'è molto egoismo in generale, la società materialista è così. Quindi qual è l'antidoto per vincere questa tendenza a non dare fiducia agli altri? L'antidoto è unselfishness, no? È l'altruismo, essere liberi dall'egoismo, senza egoismo. Quello è l'antidoto. Il nostra fiducia verso gli altri, la nostra fiducia è una forma di generosità, è un gesto di generosità. Quindi dovremmo cercare, sforzarci di essere generosi con gli altri, liberi dall'egoismo, generosi, cercare di offrire la fiducia agli altri, allora loro ce la daranno a noi. Anche questa è una legge della natura. Bene, ringrazio per la pazienza. Hare Krishna. Sforziamoci tutti per creare per migliorare la nostra vita e creare un mondo migliore, seguendo magari questi semplici, buoni consigli di persone sagge, di persone illuminate, chiedendo aiuto e forza spirituale a Dio e alle pratiche spirituali, come la recitazione del mantra di Krishna. Il mantra di Krishna ha una grandissima potenza, lo raccomandiamo, è raccomandato nelle scritture vediche, non è una cosa di parte, diciamo noi. I Veda, che sono i libretti delle istruzioni della creazione. Quando questo mondo è stato creato insieme, è stata distribuita anche la scienza vedica, la scienza spirituale. E nel Veda è detto che in questa era il metodo principale, più potente, sono vari metodi, il metodo più potente è la recitazione dei nomi divini. E il mantra di Krishna è particolarmente raccomandato: Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I Veda dicono che
Questa era di Kali è molto contaminata, è molto inquinata, ma questo mantra, questi 16 nomi, abbiamo appena detto, questo mantra ha il potere di neutralizzare Kali Kalmasa Nashanam, distruggere Kali Kalmasa Nashanam, e tutta questa contaminazione di questa età di Kali viene distrutta con la semplice recitazione di questi nomi. Quindi prendiamo vantaggio di questa opportunità, è per tutti. Ok, sentiamo qualche riflessione, commento se c'è. No? Lavoriamo insieme per creare fiducia. È arrivato un messaggio, dico io. Ah, Marco Mantovani, Hare Krishna Prabhu, i miei omaggi a te. Grazie. È interessante analizzare la situazione particolare in cui Krishna e Pandava sul campo di battaglia di Kurukshetra dovettero in alcuni casi ricorrere all'inganno, messo tra le virgolette, per avere la meglio sui Kuru. Ovviamente quella era una battaglia per ristabilire il Dharma e i principi eterni della religione. E Bhagavan Sri Krishna, essendo Dio la persona suprema, è assoluto, infallibile e sempre veritiero, anche se a volte i suoi atti sembrano essere in contraddizione con la logica e le regole di questo mondo. Mi riferisco in particolare alla situazione in cui dovettero sacrificare l'elefante Ashwatthama, facendo credere a Dronacharya che fosse stato ucciso suo figlio, anch'esso di nome Ashwatthama, al quale era legato in modo viscerale. Yudhishthira Maharaj fu, nonostante tutto, veritiero, ma dovette omettere la realtà. Potresti gentilmente approfondire questo aneddoto? Grazie, hai preso un'eccezione che conferma la regola, questa. Queste sono eccezioni particolari che Krishna ha fatto Krishna, noi dobbiamo prima diventare come Yudhishthira. Yudhishthira infatti faceva molta resistenza, ha fatto molta resistenza, che poi, però non era veramente una bugia, perché ha detto la verità che Ashwatthama è morto, sapendo però che l'altro aveva inteso che non è l'elefante, Dronacharya intendeva suo figlio, e quello quindi. Quando Dronacharya ha sentito che suo figlio era morto, allora ha detto basta, non combatto più. Perché se no non sarebbe uscito, Dronacharya era invincibile. Quindi Krishna in casi eccezionali, ma dobbiamo vederli più come l'eccezione conferma la regola. Noi dovremmo coltivare l'esempio di Yudhishthira di essere sempre molto rigorosi, molto stretti alla veridicità, no? Ritenere sacra la parola, la veridicità, eccetera. Ma in casi particolari per il bene di più persone, perché quello ha fatto Krishna. Krishna in quel caso lì non avrebbe potuto vincere la battaglia, e quindi cosa sarebbe successo? Che il campo opposto, le persone ambiziose, materialiste, Duryodhana e i suoi fratelli e gli altri, avrebbero preso in mano il regno, facendo soffrire migliaia di persone. Quindi c'era qualcosa di veramente grosso, di importante, un problema veramente grosso da risolvere, e in quel caso Krishna ha valutato, infatti, che quello sarebbe stato l'unico modo possibile. Quindi può essere che per il bene di più persone, ma qui non c'è ego, non c'è dentro ego, non ci sono interessi personali, è solo per il bene di tante persone, per il bene del prossimo, potrebbe succedere che una persona ispirata divinamente, io direi. Quindi bisogna stare attenti. Prabhupada dice tante volte che noi dovremmo seguire e non imitare, seguire gli insegnamenti e non imitare. Imitare le grandi personalità porta alla distruzione, bisogna stare attenti, molto prudenti, prudenti. Infatti abbiamo visto alle volte, anche all'inizio del nostro movimento, nel nome della spiritualità, alle volte, ma tanto Krishna ci protegge, Dio, tutto bene, anche se faccio qualcosa di non perfettamente, ma poi spesso tornavano poi i nodi vengono al pettine, spesso i nodi vengono al pettine, se non stiamo attenti. Quindi ho avuto proprio esperienze anch'io, proprio recente. Bisogna stare molto attenti, coltivare bene, stabilirci bene nella veridicità, nel Dharma, nel buon comportamento, progredire, purificarsi, avanzare spiritualmente e poi
in stadi molto alti di spiritualità, se Krishna per il bene, per una causa più alta, per un bene superiore, per il bene di tante persone, dovremmo fare qualcosa, vedremo, vedremo, ma per adesso lo vedo un po' lontano dal nostro caso, bisogna stare attenti a non giustificare le cose. Poi abbiamo Stefano Giangrasso, vedo, dare fiducia è un po' come aprirsi e mostrare le nostre pagine bianche. È molto rischioso alle volte, potrebbero essere scarabocchiate, strappate o bruciate. Scusate che non sono esperto qui. Scarabocchiate, strappate, ci vuole coraggio. Bello come esempio. Strappate o bruciate, ci vuole coraggio. Io spesso sono timoroso, ma sviluppando un forte senso di accettazione posso rischiare. Un'accettazione intelligente, grazie Stefano, sì, bello. Infatti può essere rischioso, può essere. Noi ci apriamo, diamo fiducia, poi dopo gli altri si approfittano di noi. Ma se noi siamo forti, come Prabhupada diceva, noi dobbiamo essere semplici ma non ingenui, semplici, onesti, franchi, aperti, ma non ingenui. È diverso, ascoltare qualcuno non significa. Cioè, il fatto che qualcuno ci propone qualcosa, si avvicina a noi, dargli fiducia, in altre parole, aprirci a qualcuno, non significa che poi accettiamo quello che lui vuole proporci. Se è una persona ambiziosa, egoista, viene lì per qualche scopo materiale, per prenderci qualcosa, noi apriamo la porta, poi però con calma, è anche buono non prendere impegni subito, pensarci bene, con calma diciamo. Ah, mi hai detto queste cose, vorresti fare queste cose con me? Grazie molte, ma se noi percepiamo che non è chiaro il suo intento, che è qualcosa di pericoloso, dovremmo francamente, coraggiosamente discutere, dire, fare presente. Cioè, chiariamo, però, grazie, ti voglio dare fiducia, ma ho bisogno di chiarire prima alcune cose, prima devo capire alcune cose. Ma l'atteggiamento dovrebbe essere quello di dare fiducia. Ma prima di accettare, prima di prendere impegni, valutare attentamente se percepiamo che la persona ha interessi o vuole in qualche modo approfittarsi di noi. Poi no, è buono essere prudenti. Quindi il punto finale, bello, forte senso di accettare. Provare comunque, allenarci a dare, accettare, essere inclusivi, essere, no? Essere, dare fiducia, alleniamoci e scopriamo che le persone possono fare molto se noi diamo fiducia. Tirano fuori fiducia con intelligenza, mettono di nuovo, tirano fuori la parte migliore se noi partiamo così. Bene, vi ringrazio, grazie molto di tutto. Hare Krishna, grazie molto.